Salve a tutti, io sono Salvo e in questo tutorial parleremo di un argomento particolare. Oggi parleremo di watt e di potenza negli altoparlanti. Nello specifico parleremo di frequenze basse, quindi parleremo di woofer e subwoofer. Ma tutto questo dopo la sigla. Il woofer è un dispositivo audio, un altoparlante, che è stato concepito per lavorare sulle frequenze basse, per riprodurre le frequenze che vanno da circa 20-30 Hz a circa 400 Hz. Per le altre frequenze, che vanno dai 400 ai 2000 ai 3000 e poi dai 3000 ai 20.000, ci sono altri driver, altri altoparlanti che sono progettati per questo scopo. Parliamo di midrange e di tweeter, ma di questi oggi non parleremo. Oggi ci soffermeremo sui woofer perché? Perché praticamente di tutta la potenza erogata da un amplificatore che va ad una cassa, ben il 70% dell'energia viene dissipata dai woofer. Ci poniamo subito la domanda: il valore dei watt negli altoparlanti, così come negli amplificatori, è il parametro più importante su cui dobbiamo fare riferimento per l'acquisto. Chiaramente, se sto a fare questo tutorial è perché la potenza, infatti, non è il parametro più importante, anzi, è il parametro, sì, secondo me, meno significativo. E vedremo perché. Intanto cominciamo con vedere un po' degli altoparlanti. Questi sono dei woofer, ovvero sia sono degli altoparlanti che sono stati progettati per riprodurre le frequenze basse dello spettro acustico audio, che come sapete va da 20 a 20 kHz. Ecco, in tutto questo spazio di frequenza che va da 20 a 20 kHz, questi altoparlanti sono stati progettati per riprodurne una quota parte, praticamente da circa 20-30 Hz, per arrivare a 400, massimo 500 Hz. Se ci fermiamo a 200 Hz, stiamo parlando di un subwoofer. Se ci fermiamo a 400 Hz, 450, ci stiamo parlando di woofer. Partiamo dal più piccolo, che ha un diametro di 20 centimetri, da 20 a 21 centimetri all'incirca sono da 8 pollici. Abbiamo poi uno da 10 pollici, ovvero sia un diametro da 25 centimetri, diametro esterno. Poi abbiamo due esempi da 12 pollici con il diametro da 30 centimetri, per l'esattezza 30 e mezzo e 31. Nelle casse che normalmente io costruisco da autodidatta, diciamo da amatore, ecco, uso normalmente dei subwoofer che vanno dai 25 ai 30 cm. È il giusto compromesso per avere un suono profondo, pieno di bassi, ma che non sia eccessivamente ingombrante. L'altoparlante, tra le tante caratteristiche, appunto, ha la risposta in frequenza, che abbiamo detto che per i woofer è molto bassa, deve essere bassa. Abbiamo pure l'impedenza in ohm, può essere da 4 o da 8 ohm, ci sono delle eccezioni anche a 16 ohm. Poi abbiamo un altro valore, ed è quello oggetto di questo tutorial, ed è l'SPL, ovvero sia Sound Pressure Level, ovvero sia livello della pressione sonora. Per capire l'importanza di questo valore dobbiamo capire che cosa fa e cosa ci indica. L'SPL in buona sostanza è la sensibilità dell'altoparlante, ovvero sia, in teoria, se noi mandiamo su un woofer tipo questo una potenza di 100 watt, in teoria dovrebbe darci una pressione sonora equivalente a 100 watt. E così non è. Perché così non è? Perché non tutta la potenza che noi mandiamo nell'altoparlante viene trasformata in movimento meccanico e quindi in pressione sonora o pressione sonora percepita, ma dipende dal rendimento dell'altoparlante. L'SPL si esprime in decibel, il decibel è una funzione logaritmica, il che significa che in teoria, se questo altoparlante avesse un SPL pari a 100 dB, perché si misura in decibel, significa che tutta la potenza che noi diamo all'altoparlante viene trasformata in pressione acustica, in suono.
ma se un altoparlante ha già un SPL di 97 dB, significa che di tutta la potenza che noi abbiamo dato all'altoparlante, quella resa in pressione acustica è del 50%. Significa pure, in parole molto povere, che se noi prendiamo un altoparlante con un SPL 90 e mandiamo una potenza di 400 watt e nel contempo prendiamo un altoparlante con un SPL da 100 e mandiamo 100 watt, entrambe daranno una pressione acustica uguale, ovvero sia noi sentiremo la potenza del 100 watt come se suonasse 1000 watt o la potenza del 1000 watt come se suonasse 100 watt. Sembra molto strano, però è così. Questo significa che noi dobbiamo cercare di usare dei woofer con un SPL più elevato possibile. Un altoparlante con una sensibilità, con un SPL alto, che vale 95-97, ha un prezzo, nel caso di un woofer da 30, che può arrivare anche a 400-500 euro, mentre un woofer sempre da 30 con un SPL basso, che questo 89, 90, 91, ha un prezzo che va dai 20 ai 30, massimo ai 40 euro. Quindi praticamente il costo è un fattore determinante. Però è sempre meglio spendere dei soldi in altoparlante ad alta efficienza piuttosto che spendere soldi in amplificatori potenti, perché abbiamo lo stesso risultato con minore energia, ma perché un altoparlante deve costare tanto di più per avere un rendimento più alto? Per capire questo noi dobbiamo capire in maniera schematica, molto semplicemente, come funziona un altoparlante. Abbiamo qui uno schema che ci dà uno spaccato in sezione dell'altoparlante. I componenti principalmente sono un magnete, una bobina che scorre dentro il magnete tramite una feritoia, poi abbiamo un cono che è solidale alla bobina. Quando noi immergiamo una bobina all'interno di un campo magnetico e facciamo in essa scorrere una corrente, si crea una forza elettromotrice che fa spostare il cono in avanti o indietro. Questa forza elettromotrice è proporzionale al segnale di bassa frequenza che noi diamo all'altoparlante. Quali sono i valori che dobbiamo aumentare per aumentare l'escursione del cono? Sono due. Uno è aumentare la corrente che attraversa la bobina, quindi aumentare la potenza dell'amplificatore. Ma l'altro parametro che ci permette di aumentare l'escursione del cono e quindi lo spostamento dell'aria grazie al movimento del cono, è aumentare il campo magnetico. Capiamo perfettamente che un magnete potente crea un campo magnetico più potente e la bobina sarà maggiormente sollecitata a parità di corrente che scorre in essa. Quindi praticamente tutto sta nell'aumentare il campo magnetico. Principalmente, questo è uno dei motivi per aumentare l'efficienza di un altoparlante. Aumentare questo campo magnetico come? Semplicemente utilizzando dei magneti molto più potenti e utilizzando dei magneti molto più grossi. Abbiamo due altoparlanti, entrambi sono da 30, entrambi vengono venduti per 300 watt. Questo ha un SPL di 95, questo ha un SPL di 90, almeno dicono, secondo me almeno di 90. Comunque, vediamo dietro e notiamo subito che il woofer che costa 50, ma può costare anche 80, 100 euro a secondo della marca, del modello e della potenza, ha un magnete che come minimo è quasi 3 volte più grosso. Però avere un magnete più grosso comporta dei problemi meccanici, perché dobbiamo avere un cestello che sia in grado di sopportare un peso maggiore. Dobbiamo avere una membrana interna che tiene tutto il cono, un anello interno che tiene il cono molto più robusta.
Quindi meccanicamente abbiamo una costruzione più robusta e più affidabile, anche perché essendo più sensibile avrà sicuramente delle oscillazioni più marcate e più decise rispetto a questo. Quindi quello che io consiglio quando acquistiamo un altoparlante, prima ancora di vedere la potenza dell'altoparlante, dobbiamo vedere il rendimento dell'altoparlante, perché meglio avere un rendimento alto, quindi con un amplificatore con una bassa potenza riusciamo ad avere gli stessi risultati di un woofer con un rendimento più basso e con un amplificatore di alta potenza. Poi, per quanto riguarda la potenza, le potenze che dichiarano negli altoparlanti sono sempre le potenze massime di picco che possono sopportare. Questo significa che se in un altoparlante abbiamo una potenza di 300, mettiamo questo altoparlante che mi viene venduto per una potenza di picco di 400 watt, significa che io in questo altoparlante non posso mandare più di 200 watt, non solo, ma anche mandando 200 watt è come se io stessi guidando una macchina con l'acceleratore sempre a tavoletta, cioè al massimo. Significa che io brucio il motore dopo un certo periodo, perché mi devo tenere sempre almeno un 30-40% al di sotto della potenza massima RMS, che significa che questo altoparlante che loro danno per 400 watt in effetti è un altoparlante da 150 watt. Detto questo, come sappiamo, e se non lo sappiamo lo impariamo assieme adesso, un woofer ha necessità di avere una sua cassa di risonanza per poter funzionare, altrimenti non si sentirebbe nulla, perché l'aria che spinge in avanti la tira dietro e viceversa, quindi le forze si annullano e noi non sentiamo quel basso che vorremmo sentire. Questi due woofer andranno a essere messe in queste casse acustiche, vediamo sulla mia sinistra, sulla vostra destra. Queste sono due delle tante casse acustiche che ho realizzato nel corso dei miei anni, sempre a livello hobbistico, e questi woofer sono stati comprati per essere inseriti appunto in queste casse. Molto brevemente, questa cassa è una cassa acustica detta bass reflex. Esistono diversi tipi di casse acustiche. La bass reflex si caratterizza dal fatto che ha un buco in cui raccoglie l'aria che l'altoparlante spinge verso l'interno e che si va a sommare con l'aria che spinge l'altoparlante dal coro, per cui si ha praticamente un raddoppio delle frequenze basse. Il pregio del bass reflex è che è di avere appunto un raddoppio delle frequenze basse, quindi una potenza più elevata. Il difetto, molto genericamente, delle bass reflex è che questo tipo di accordo di amplificazione non è costante su tutta la banda delle basse frequenze. Bene, io mi fermo qui per questa puntata, vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, vi invito ad iscrivervi a questo canale Studio Recording e vi do appuntamento alla prossima puntata. Join now!